e andiamo a fare questo deathmatch. Perché raga, questo gioco, l'online di Forza, è veramente un deathmatch. Intanto, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi Savix si fa due giri su Forza. Andiamo a fare questo deathmatch, ragazzi. Allora, ovviamente, come aiuti alla guida abbiamo solo l'ABS e poi il cambio manuale. Il cambio manuale ho iniziato a giocarci proprio oggi, ragazzi, perché devo essere sincero, ho giocato fino adesso con il cambio, quello automatico, ma penalizza un sacco il gioco. L'entrata in curva, l'uscita in curva è proprio diverso, quindi il mio consiglio è iniziare a giocare col cambio manuale, raga, e iniziare a capire un po' come funziona questo gioco. Perché sì che è veramente buggato, perché si può dire così, è buggatissimo, raga. Ci sono un sacco di problemi, ci sono le penalità che sono veramente insulse delle volte. Vedo delle cose che non esistono né in cielo né in terra. Ma per Xbox mi aspettavo un pochettino meglio. Allora, vediamo di fare un giro decente, quindi ci silenziamo un attimo, raga. Purtroppo non sono una donna, raga, quindi non riesco a fare 10 cose assieme. E se parlo non riesco a fare un buon tempo. Infatti, come vedete, appena dico qualcosa vado a cappellare con le marce. Ma mi sa che è meglio tenere la quarta. Buttiamo terza. Pinzatone seconda. Una marcia, qua teniamo la terza e buttiamo la quarta. Vediamo il tempo se è sceso. No, poca roba, poca roba, raga, poca roba. Intanto guardate questo gioco com'è buggato, raga, una macchina dentro l'altra. Devo essere sincero, ha un sacco di problemi Forza. Doveva essere il simulatore di Xbox, il nuovo Forza Motorsport 8, ma ha un sacco di problemi. Prima di esprimermi sono andato a documentarmi, l'ho giocato per un mesetto, anche se poco, ragazzi, perché come ben sapete sto lavorando, quindi gioco solo nel weekend, alla sera manco cena per le palle di accendere la console. E il risultato è proprio questo, che le macchine non hanno una tenuta tanto normale, raga, perché finché c'è il grip è anche bella la guida, ma quando parte c'è questo effetto saponetta, raga, sì, facile da riprendere, ma diciamo che è un pochettino insulso e non è così tanto reale. Infatti questo qua, che doveva essere un gioco simulatore, secondo me è una via di mezzo tra un arcade e un simulatore. Abbiamo la possibilità di mettere tutti i settaggi come simulatore, la sterzata simulazione, ma raga, io ve lo sconsiglio. I settaggi migliori ve l'ho detto all'inizio del video. Io quindi a questo punto inizierei con questa gara. Andiamo a fare questo deathmatch, raga. Maple Valley, raga. Maple Valley, mappa piccola, abbastanza veloce. Con queste macchinine del cazzo direi che sono anche un dito in culo, perché non si possono modificare. La cosa mi dà veramente tanto i nervi. Ci sarebbe da fare l'assetto a questa M3, ma non possiamo, e noi ce ne fottiamo e giochiamo così. Quindi raga, iniziamo questo deathmatch, questo battle royale, perché raga, veramente i giocatori di Forza Motorsport non capisco, sono dei pazzi, veramente assurdo, delle cose anormali. Non ho silenziato i giocatori, maledetti. C'è qualcuno che fa casino in cuffia.
bastardi. Sbagliato. Quello perché è entrato i boxer un po' che non ci sono. Qua teniamo quarta, appoggiamo piano. Scaliamo la terza. Stiamo dietro, mettiamo seconda, piano piano, piano piano, piano piano, piano piano. Attenzione, lì davanti c'è casino. Come facciamo qua? Ci passiamo? Era rischioso, la teniamo noi, la teniamo. Ormai quella terza limitatore avrei spaccato il motore in realtà, ma va bene così. Recuperiamo adesso. Curvone veloce, mezzo di traverso, Tokyo Drift, raga. Ultimo quarta. Abbiamo perso un sacco di posizioni. Scaliamo una marcia che freniamo. Ok, bello così. Quelli se ne sono andati. Teniamo la quarta, pinzatore, terza, seconda. Chiudiamo tutto e appoggiamo l'acceleratore e la lasciamo andare. Buttiamo di nuovo a terza. Teniamo la terza limitatore e poi appoggiamo la quarta. Buono, buono, 47. Pinzatone, terza. Lasciamo andare, appoggiamo l'acceleratore e spingiamo tutto, raga. Tutto. Buttiamo quarta. Che fa veramente da muro con questa macchina. Molliamo l'acceleratore, una pinzata leggera. Appoggiamo la quarta. Scaliamo terza qua per prendere un po' di velocità. Pinzatone, seconda. E stringiamo. Raga, vanno veramente bene questi. Non sono dei cancri delle prime posizioni, me l'avevano detto. E devo dire la verità, da quando uso il manuale la situazione è cambiata. Perché sto sempre nella top 10 e in questa maniera trovi la gente un pochettino più brava. Ai, mi sono incappellato. Nessuna collisione. Guardate sti bastardi. Era anche colpa mia, mi sono messo in strada malissimo, ragazzi. Mi sono messo in strada malissimo. L'ho fatto, raga, non me ne frega niente. L'ho fatto, mi darà la penalità. E invece no! Questo fa schifo. Sto gioco non va bene, ragazzi, perché con quello che ho fatto mi meritavo la penalità della Madonna. Ora dobbiamo recuperare, ragazzi. Dobbiamo recuperare almeno la quinta posizione, perché gli altri se ne sono andati veramente tanto. Abbiamo 6 giri, 4 giri. Possiamo farcela. Almeno la quinta posizione possiamo riprendere. Buttiamo seconda. Stringiamo. Facciamo rappettare tutto. Troppo lento. Sono uscito troppo lento. Mi sto distraendo per fare un pochettino di telecronaca. Questi ultimi giri li facciamo in silenzio, ragazzi. Qua prendiamo un po' in ritardo. E infatti abbiamo recuperato qualche decimo. Cerchiamo di stare in corsia. Lui sta tagliando, ma non ce ne frega niente. Lo prendiamo di nuovo. Lo stiamo prendendo, ragazzi. Qua scaliamo, terza. La teniamo, raga, la teniamo. Buttiamo seconda. No, raga, c'è andato qualcosa che non va al cambio. Nessuna penalità, mi sembra una cosa corretta, ragazzi. Non è una cosa corretta, mi meritavo 8 secondi di penalità. Dobbiamo tenere un passo, dobbiamo far passo, dobbiamo prendere un po' di distacco dal sesto, così ci teniamo la posizione, ma lui è sempre lì.
È lì, raga. Teniamo la quarta. Che siamo lanciati. Boom, boom. E mi dà la spinta che mi serve per uscire veloce. Qua dovevo tirare di più la terza. Ma noi stacchiamo lontano qua. Questo pezzo lo facciamo bene noi. Qua do qualche decimo sempre a tutti. Buttiamo la quarta e usciamo veloci. Frena, tengo la quarta, non appoggio la terza, ora freniamo, buttiamo tutte e due, guarda cosa ha fatto sto infame, però dai, ne ho combinate tante, ci può anche stare, tanto se ci stiamo vicini raga, prendiamo lo stesso la posizione, perché c'ha 3 secondi di penalità, e vince. Cazzo vince. Mamma mia, raga. Mamma mia, raga. E niente, ragazzi. Fatemi sapere cosa ne pensate di Forza Motorsport. Se volete che organizzo alla domenica o al sabato degli eventi dove siamo magari 10-15 persone e ci facciamo un evento online privato. Bella, regà. Alla prossima. Sbadabam. Pam pam pam.